felicità è fare un filmino, danno TV la felicità. Ferragosto col caldo e col caro prezzi quest'anno a Lucca, come d'altra parte nel resto della penisola. I turisti in centro alla fine ci sono, anche se meno dell'anno scorso, e a fare la parte del leone sono soprattutto quelli stranieri, come ci conferma Marica Lavarone, che i visitatori li porta a spasso in carrozza insieme al fido Luigi. Ma allora, ci sono i turisti a Lucca a Ferragosto o no? Allora, ci sono quasi tutti stranieri, pochi italiani, perché giustamente noi italiani abbiamo la tradizione di andare al mare, però l'unica cosa che mi dispiace è che ci sono un sacco di attività chiuse e questa cosa, insomma, se Lucca vuole diventare una città turistica tutto l'anno, a Ferragosto sarebbe il caso di tenere le attività aperte, ecco. E a mezzogiorno c'è chi si arrangia mangiando sui gradini di Palazzo Pretorio e chi fa il signore al tavolo in via Beccheria. Signori al tavolo, signori si nasce e io modestamente lo nacqui. Per chi vuole fuggire dalla calura della città ma non può o non vuole andare al mare, l'alternativa a chilometro zero c'è. Lo potremmo ribattezzare Lido di Monte San Quirico. C'è il fresco, l'acqua, il parcheggio senza stress e soprattutto non si paga niente. Meglio qui che al mare? Sì, meglio qui che al mare, perché non ci sta troppo gente, ci sta posti, non deve pagare 80 euro dell'ombrellino, e l'acqua più fresca, non è salata. Tutto molto bello, a patto di evitare comportamenti rischiosi, col cerchio si sa, non si scherza. Ovviamente anche in questo Ferragosto c'è stata anche la consueta scampagnata in Garfagnana, dove fresco e natura sono assicurati. Qui siamo a Caprignana, nel comune di San Romano, dove è stata organizzata una delle tante grigliate che hanno accompagnato la giornata in Valle del Serchio. Da Caprignana è tutto! A voi la linea! A voi la linea!